Inaugurata la nuova e attesissima stagione al Teatro Spazio Diamante, un vero e proprio cantiere teatrale e culturale qui nel cuore più multietnico di Roma, tra Centocelle, Il Pigneto, Torpignattara. Direttore artistico di Spazio Diamante è Alessandro Longobardi. Il suo entourage, composto da Alessia Gatta per la sezione danza, Valerio Mirabella per la musica e Eleonora Di Fortunato, Alessandro Machia e Giampiero Ciccio per la parte teatrale. Quest'ultimo ha curato anche l'apertura della stagione con la terza edizione del Festival in Divenire. Io partecipo alla costruzione di questo cartellone soprattutto come direttore artistico del festival, perché ci sono i quattro spettacoli del Festival in Divenire che hanno vinto. C'è Ion di Dino Lopardo, c'è Mnemosine di Luigi Saravo, c'è Bisbigliata Creatura che ha vinto la sezione danza e poi c'è il Vampa che ha vinto la sezione teatro Lazio. Io invito tutti veramente a vedere questi spettacoli perché sono stati scelti con grande cura. Credo che rappresentino il meglio del teatro costruito dai più giovani ma anche dai meno giovani. Infatti noi nel Festival in Divenire non abbiamo più la sezione dedicata solo agli under 35, ma abbiamo una sezione teatro dedicata a tutte le età. Nella prosa abbiamo Boston Marriage, God of Chaos, Serata Genè, Il motore di Roselena, Il venditore di sigari, 448 Psicosis, I monologhi dell'Atomica, The Baal Land e Uccelli di Aristofane. Insomma, davvero Sì, uno poi meglio c'è dell'altro. Cleopatra di questa compagnia Nutrimenti Terrestri con Carmen Panarello. È uno spettacolo che io ho visto in Sicilia, mi è talmente piaciuto e subito l'ho detto agli organizzatori e a chi cura la direzione artistica e hanno preso questo spettacolo al quale tengo moltissimo. Madonna! È la mamma che ti scrive! Come Ad stai? inaugurare la stagione dello Spazio Diamante è Battuage, un testo provocatorio molto forte, drammaturgia di Gioele Anastasi e regia, un viaggio nell'animo umano. Tu sei Salvatore. Sì, io cerco di essere Salvatore, anche se questo nome si porta un peso di qualcosa che effettivamente poi non raggiunge mai questa meta tanto prefigurata, perché effettivamente è un viaggio dentro l'animo oscuro. Raccontiamo molto questa ricerca spasmodica del sesso in una dimensione che però si traduce in una maniera assolutamente antisessuale, quindi in qualche modo rappresenta il suicidio dell'eros. L'unica speranza qui veramente lontana risulta essere questo amore ormai trascorso, mai dimenticato, un amore per le origini, per la famiglia, per l'unione, qualcosa che viene assolutamente dimenticata, travolta dal nero di questi personaggi. Voi siete quattro attori e interpretate otto personaggi. Sì, 8, forse anche 9, c'è un personaggio fantasma, perché lo spettacolo si fonda molto su un gioco scenico, se vogliamo anche metateatrale. Noi interpretiamo vari personaggi e al tempo stesso abitiamo la scena come attori, come artisti, come persone. Quindi la metafora teatrale è molto utilizzata. Ognuno si trova ad interpretare un ruolo, una maschera, questa maschera cambia e il gioco diventa in questo modo infinito. Viva il teatro, è vivo il teatro. E vivo il teatro.